Bellissima la frase di Eleanor Roosevelt. Ieri è storia, domani è un mistero, oggi è un dono. Buongiorno, buongiorno e buon sabato 4 dicembre. Non è un sabato qualsiasi, non è un sabato qualunque. Oggi è un sabato caldo, particolare. Anomalo, perché? Innanzitutto per l'orario del Milan alle ore 15 contro la Salernitana, ma le prime 5 della classifica tutte in campo oggi. Addirittura 4 una contro l'altra. Napoli-Atalanta si gioca questa sera ed è la prima contro la quarta. Poi c'è la terza, l'Inter, impegnata a Roma contro la quinta. E poi il secondo, la seconda in classifica, il Milan contro la Salernitana. E ne sapremo di più in questa fase della stagione, come in questo momento le squadre stanno affrontando questo mese di dicembre, che potrebbe già dire qualcosa dopo oggi, potrebbe la classifica mutare oppure conservarsi e aumentare dunque le possibilità delle quattro di allontanarsi ancora di più dal resto del gruppo. Ma voglio spiegare il titolo. Queste immagini mi fanno impazzire. Ma quali immagini queste? Mister! Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Siamo qua per premiare il nostro Frank Essi per la sua 200ª partita nel Milan con, bisogna dirlo, 32 gol. Quindi grande applauso. Avvisiamo che a 201, quindi tra una partita raggiungerai Van Basten, Rijkaard e Daniele Bonera, quindi senti tu quale sarà il tuo obiettivo. No, prego. Okay. Grazie, grazie. Andiamo. La premiazione dunque, avete visto la premiazione di Frank Essi per le 200 partite del presidente. Paolo Maldini ha tenuto il discorso, ha salutato il giocatore che si è abbracciato con Ivan Gazidis e queste immagini mi fanno impazzire perché non riesco a capacitarmi, non riesco a immaginare che questo Frank Essi possa lasciare il Milan come ipotesi molto fondata. Dove troverà questo affetto, dove troverà questo entusiasmo da parte dei tifosi nei suoi confronti, i cori per il presidente. Mi fanno impazzire perché non riesco a veramente a pensare che Frank Essi riesca ad allontanare tutti questi pensieri, queste immagini e lasciare il Milan. E per questo ho titolato in questo momento dove ci sono mille altri problemi. Queste immagini mi hanno fatto sorgere spontaneamente questo titolo. Oggi, dunque, il Milan gioca e sarà una partita particolare perché i giocatori, non so bene se all'entrata in campo prima del riscaldamento o quando poi si toglieranno la tuta, dedicheranno con una maglietta il loro pensiero a Simon Kjær, uno dei loro capitani. Una faccia da bravo ragazzo, un grande giocatore, colpito dalla sfortuna di questo incidente pesante al ginocchio sinistro. Bello, bello, bellissimo anche il gesto dell'Inter che su Twitter ha augurato al giocatore rossonero di tornare presto in campo. Kjær ritornerà fra 8 mesi, ci saranno un mese di stampelle, 4 mesi di riposo e poi 3 mesi per ritornare al massimo della condizione a disposizione di Stefano Pioli. Quindi questi, fidatevi, sono i tempi di guarigione per il campionissimo rossonero. Abbiamo parlato di Kjær, abbiamo parlato della premiazione di Kessi, ma parliamo di Milan-Salernitana. Il Milan affronterà la Salernitana con Pellegrini a guidare l'attacco.
Una giornata dunque importante per lui, un momento importante della sua carriera, perché oggi Pellegri può dimostrare di essere tornato il giocatore che aveva fatto sperare tutti che il calcio italiano potesse avere negli anni successivi un grande campione. Inutile tornare indietro a tutte le tribolazioni che ha avuto Pellegri, ma oggi è la sua grande occasione. Dietro di lui Diaz, e come ho detto ieri a Pioli, quando gioca bene Diaz, gioca bene anche il Milan, come ai tempi di Seedorf. A destra Selemaker, che stava già friggendo perché era stato poco impegnato, e a sinistra Leao. Torna dunque Leao per affinare i polpacci, per scaldare il piede in vista del match contro il Liverpool. A centrocampo confermato Kessié con Bakayoko. Una bella occasione per Bakayoko, che aveva iniziato molto bene col Sassuolo, poi si è perso, ma quando è entrato negli spezzoni di partita mi è sempre piaciuto. Bakayoko è un giocatore che al Milan serve tanto per poter supplire all'assenza di Kessié e Bennacer per la Coppa d'Africa. La difesa vedrà Florenzi a destra, vedrà Theo Hernandez a sinistra, vedrà il ritorno di Romagnoli e Tomori, e su Romagnoli e Tomori puntano tutti i tifosi del Milan, perché Milan deve supplire all'assenza di Kjær e Tomori e Romagnoli devono giocare sempre grandi partite. In porta Maignan. E tornando all'assenza di Kjær, parlando di Tomori e Romagnoli, vi confermo che il Milan andrà sul mercato a gennaio. Certamente sarà importante la partita contro il Liverpool per capire quale possa essere l'intervento del Milan sul mercato. L'intervento potrebbe avere una sua valenza in caso di proseguimento della Champions League. Importante anche capire se il Milan non dovesse andare in Champions League, in Europa League, dove le partite comunque sono impegnative e sono tante, ma anche penso, nel caso sfortunato, ma non voglio nemmeno pensare, che il Milan non riesca nel suo destino, cioè quello di stare in Europa. Credo proprio che il Milan comunque vada sul mercato. Ovviamente i telefoni di Paolo Maldini, di Ricky Massara, sono bollenti, perché ricevono telefonate da tanti agenti, da tante squadre, da tanti club. La proprietà ha già dato l'ok e la proprietà ha detto una cosa molto chiara: non voglio giocatori, diciamo, provvisori, vogliamo giocatori per il presente e magari per il futuro. La proprietà è pronta a investire per il mercato. La proprietà è pronta a investire per il mercato. Questo è quello che dice la proprietà. Un po' più prudenti invece i dirigenti, che puntano magari a un prestito secco o a un prestito con diritto o obbligo di riscatto. L'importante è che il Milan vada sul mercato. Tanti ormai i nomi. Ieri è girato anche il nome di Sar del Chelsea. Si è parlato di altri giocatori, adesso nomi forti non ce ne sono, e bisogna vedere i prossimi ore quando verrà valutato e se verrà valutato la possibilità di prenderlo presto oppure a gennaio. La filosofia del Milan è: certo, sarebbe importante prenderlo entro il 20-25 di dicembre, ma se la possibilità di avere un giocatore più forte e ancora più competitivo, ma aspettando magari a gennaio, signori, noi abbiamo Tomori, abbiamo Romagnoli, abbiamo Gabbia, abbiamo Kalulu. Quindi giocatori ci sono, piuttosto di avere fretta è meglio certamente trovare il giocatore giusto, magari un nuovo Tomori. La proprietà è pronta. E dunque il Milan è pronto ad affondare il colpo per un giocatore importante, in attesa che torni lui, Simon Kjær, al quale anche noi rivolgiamo gli auguri di pronta guarigione,
perché è una figura che ci ha conquistato, non solo sul campo, ma anche come uomo. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrino.